Silvia Blanc, presidente della Proloco di Val Savalanche Visit Gran Paradiso. Per gli appassionati dello sci, la possibilità di una sciata in notturna nell'anello di fondo lo Tor Plan in località Degio di Val Savalanche. Allora Silvia, quali sono gli orari e le caratteristiche di questo anello di fondo? Allora, questo anello di fondo è molto semplice, si allunga su circa un chilometro e mezzo, percorso facile, adatto a tutti, e la pista in notturna viene aperta dalle 18 alle 22 tutti i giovedì, fino a quando ci sarà neve, insomma. Durante il giorno invece le piste sono aperte dalle 9 fino alle 16 e ci sono più anelli, non c'è solo il Tor di Plan. Il Tor di Plan è quello basilare, insomma. La pista qui a Dejeux durante il giorno è aperta dalle 9 alle 16 e ci sono diversi anelli che possono essere percorsi. Abbiamo un anello appunto da 2 km circa, un anello da 4, uno da 3, uno da 4, uno da 6 e mezzo e il percorso completo da 7 e mezzo, che è una media difficoltà, diciamo così. Parte da Dejeux e si arriva fino a Bien e poi giù di nuovo. Beh, già che ci siamo, quali sono gli appuntamenti che la Proloco di Val Savalanche ha in programma per questo 2018? Gli appuntamenti sono tanti. Nella parte invernale è più lo sci club che li segue, di cui comunque io mi occupo, anche perché siamo pochi, quindi. E durante l'inverno ci sono varie attività, non dico quasi tutti i weekend, insomma, uscite con le ciaspole, sia notturne che diurne. Poi organizziamo diverse gare di campionato regionale, gare goliardiche, uscite anche con le racchette da neve, Nordic Walking. Il clou dell'inverno per quanto riguarda Val Savalanche è il Tour du Grand Paradis, che è una gara di sci alpinismo che raggiunge i 4.000 metri del Gran Paradiso ed è comunque un appuntamento molto importante per la Val Savalanche. Si svolge il 29 aprile, domenica 29 aprile. Per l'estate stiamo programmando, ci sono diversi appuntamenti, sagre, escursioni, lavoriamo molto in collaborazione con l'ente parco e stiamo progettando per l'estate. Come ci si può informare sulle condizioni delle piste, delle strade e come si può essere aggiornati in tempo reale su queste manifestazioni? Diciamo che la pagina di Facebook della Proloco di Val Savalanche Visit Gran Paradiso è quella più aggiornata in tempo reale. Poi c'è il sito del comune di Val Savalanche che è in fase di aggiornamento. Sul sito della regione Valle d'Aosta trovate comunque si trovano le informazioni. Ma durante il giorno potete contattare anche il comune di Val Savalanche, comunque aperto. Ma direi che di base, ecco, la pagina di Facebook comunque adesso come adesso è quella più aggiornata. Grazie Silvia. Prego, grazie a voi.